Buongiorno a tutti, non posso nascondere la mia felicità nell'essere stato scelto dal Presidente, dal Cavaliere Cestavo, come allenatore di questa squadra, una società gloriosa e molto importante, ricca di sostenitori sempre molto legati alla società e quindi mi onora il fatto di essere qua con voi. Condivido appieno e ho sposato appieno il progetto che mi è stato presentato, un progetto che vedo molto vicino alle mie idee, ai miei pensieri e quindi è con orgoglio che arrivo qua a Padova nel vedere a breve la data di inizio di stagione, perché è quello che la cosa più importante per un allenatore è andare sul campo e poter iniziare a lavorare per ricambiare anche la fiducia che mi è stata data in questo momento dal Presidente e dai suoi più vicini collaboratori. Il mio hobby è il calcio, quindi il mio lavoro è il calcio, la mia professione è il calcio, quindi tutto è legato e tutto ruota intorno a questo bellissimo gioco. Invece per quello che riguarda la prima domanda, secondo me prima di essere allenatori, calciatori, siamo tutti degli uomini e come uomini possiamo avere delle debolezze. E quindi il nostro compito, nel mio caso, che sono un allenatore, che ho qualche anno magari più dei giocatori, posso usare il buon senso nell'affrontare determinate problematiche. Ma questo riguarda l'argomento che lei ha citato, ma riguarda anche tante altre situazioni. Secondo me noi abbiamo il dovere e il bisogno di aiutare, di sostenere, di far crescere, di far maturare qualsiasi nostro atleta. E questo è il compito dell'allenatore. Ma io non sono legato a nessun sistema di gioco, perché ciò staccato ci porterà sicuramente dei giocatori ambiziosi, che questa è la caratteristica più importante. Poi quale sarà il sistema di gioco secondo me non sarà molto importante. Quello che è importante è avere dei giocatori ambiziosi. Esattamente.